Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono il vostro Terry e oggi siamo qui tornati con Assassin's Creed Odyssey, il destino Atlantide, l'ultimo episodio, ossia il giudizio di Atlantide. Dopo il primo incontro con Poseidone e l'arrivo all'Atlantide, la città mitica conosciuta nei miti greci tramite Platone, abbiamo poi aiutato Azoe, abbiamo poi incontrato Atlante, il re e colui che ha dato il nome a questo re, a questa città, e in più un altro figlio di Poseidone come Atlante, ossia Azoe, mi ricordo. E abbiamo aiutato, essendo lui un arconte, essendo diciamo un governante che fa decidere il re. Dopo aver svolto queste prime missioni, ora ci pensiamo a svolgere le altre missioni per gli altri due fratelli di Atlante, il due arconte, e il primo che andremo a fare oggi è quella di Anfere. Come vedete ho avuto un evento più adatto, o proverei meglio, però ci buttiamo una volta, come ci buttiamo qua. Ci ributtiamo da qui. Ho scelto un outfit, diciamo, più adatto a questo evento, col pettorale del restaurante di Atlanta, insomma, il pettorale di Iso e via dicendo. Ma adesso andiamo a svolgere la sessione con Sacro Focus, che ancora è in modalità inferi. Ma noi uccidiamo lì. A dopo. Ci sono. Bene, abbiamo trovato il nostro Cananfere. Che se non sbaglio male, visto anche come il titolo della missione per Ceribelle, dovrebbe essere il controllo dell'altro fratello che abbiamo vedato prima, Azoe. In quanto lui sembra odiare gli umani. Infatti si pare che ci sia un contrasto fra umani e Isu e che non cerca di portare equilibrio. Quello deve essere Anfere. Perché ha così tante guardie? Wow. Lasciatelo passare. Anfere, se è così che tratti gli umani, capisco perché ti servono tutte queste guardie. Questi non sono umani, ma animali. E gli animali devono stare in gabbia. Cadaveri di civili fuori. Un corpo torturato ai tuoi piedi. L'unico animale che vedo qui sei tu. Un umano mi ha fatto questo mentre dormivo. Quando sono venuti ad uccidermi, sono sopravvissuto. Ma hanno massacrato mia figlia come una bestia. Gli umani non agiscono con logica o ragione. Nel bene e nel male, sono spinti dalla volontà di sopravvivere. Un tratto che abbiamo creato per assicurare efficienza. Ma alla fine è diventato una scintilla d'insurrezione. Anche tu hai guidato una ribellione nell'Elisio. Perciò so che comprendi. Se non agiamo, la città brucerà e molte altre vite andranno perdute. Non vedo eserciti in marcia contro Poseidone. Questo qui ha detto che programmavano un attacco. Qualcuno deve eliminare la resistenza prima che questo succeda. Non stai chiedendo poco. Nonostante quello che pensi, non tutti gli umani sono una minaccia. Non vedo altro modo. Ma la decisione spetta a te, Nicaste. Solo tu puoi scegliere la giusta linea d'azione. Beh, qui ovviamente dobbiamo cercare di far tutto, di fermarli. Uccidendo i capi, può essere che ci siano altri capi che li salveranno, alla fine sempre qualcuno che presto si vede altro. Ma se sono dello scorto, non hanno più modo di ribellarsi. E cercheremo magari un modo per la pace, quindi dai, venite a passare, distruggerò per lo scorto. Uccidere altre persone non farà che gettare la paglia sul fuoco. Se distruggiamo le loro scorte e le loro armi, non potranno opporsi agli Isu. Ammiro il tuo ottimismo, ma temo che non sarà abbastanza. Comunque, la decisione spetta a te. Lascia fare a me, invierò un messaggio che non dimenticheranno. Molto bene. Troverai gli umani traditori in una fattoria abbandonata. Torna da me quando la situazione sarà risolta. Bene, ora mi sbaglio questa missione contro Anfere, cerca di fermare i ribelli. E come detto Anfere, cosa che non ho detto nel mio riassunto iniziale, noi siamo i Dicaste Giulici, infatti, oltre al re Atlante, il re Atlante sono i Dicaste che Poseidone, Dicaste re, e poi Dicaste Giulici che sarei io, che aiuterò Poseidone a giudicare Atlantide se debba esserci un, diciamo,
meglio distruzione. Nascondersi. Ok. Bene. Se dovremmo distruggere Atlantide, ma come se stesse. Ma non usci, che non usci, oppure no. Comunque. C'è questa missione nel mondo più stealth possibile, anche se non sarà facile. C'è un sacco di guardie, tesori qui. Ok. Come vediamo, anche se noi siamo umani come diciamo la feccia cui diceva Anfere, e siamo molto rispettati, quindi questo fa capire come i figli di Poseidone rispettano molto i voli del padre, anche se non sappiamo se questo durerà sempre oppure prima o poi ci cercheranno di usurpare il nostro posto oppure di peggio ucciderci. Comunque non vedo l'ora di pensare il primo. Ha girato, perfetto. Ok, con l'altra linea di mano possiamo uccidere anche questo. Anche se queste dovrebbero essere in teoria i su armature, forse la vanno rubate. Anche questo bella conoscente della città Isu, scansione di codice Isu. Tutto detto Olimpo, volontà umana, tanta difficoltà, minazione genetica, attuale stabile, adesso riservato, è stato necessario un progetto Olimpo per continuare. Quindi c'è un progetto Olimpo per, diciamo, cercare di combattere gli umani. Infatti, come diceva Anfere, loro che hanno gli umani, perché fanno loro che hanno gli umani come strumenti di lavoro, e se gli diedero la facoltà di voler, cioè la volontà di vivere, di sopravvivere per essere efficienti, ma questo forse ha portato, diciamo, a dei problemi. Ok, qui stanno dormendo, qui non dovrebbe girarsi, almeno spero. Non ti girare, non c'è niente per te. Cerchiamo di scappare. Sarà dura organizzare una resistenza se non hai scorta. All'ultimo bel caso. Ma per riuscire a risolvere questa questione andiamo a Anfere. Quindi noi ci vedremo dopo da Anfere. Ciao Smeno. Allora, che abbiamo allenato l'ultimo. Ora possiamo andare da Anfere. Perfetto, noi vediamo anche qualche armatura per servirci. Perfetto, Anfere, tutto fatto. Di Caste, sono lieto di vederti in salute. Stavo quasi pensando di inviare un reggimento delle mie guardie a cercarti. Ma che esagerato. Todo cuidado è poco quando li damos como humanos violentos. Pois me diga. Então a resistência foi eliminada? Ho distrutto equipaggiamento e scorte. Credi di aver salvato delle vite mostrando pietà, ma la verità è che più persone moriranno. Fidati di me, non sono una minaccia. Li sottovaluti. Li avrai anche privati dei loro mezzi per attaccare, ma si riorganizzeranno e troveranno altre armi. Stai solo ritardando l'inevitabile. Forse Anfere aveva ragione, forse diciamo evitiamo l'inevitabile, come diceva lui, però per adesso intanto solo un altro conto sì, da aiutare. Forse dovrei farlo io, il loro lavoro. Atlante. Il nostro padre ha vietato le spese, ma non so il cibo che mangiamo. Nel trovato non c'è uno di nome Neocle che è in grado di stirare il materiale negli altri resti di metabolismo. So che recentemente deve questo gesto dopo averlo. Bene, penso che parli del velo di. Come del nome, insomma. Credo che rubando il velo d'oro danno alla Zai mi ha evitato questo che possa essere usato come arma o qualcos'altro. Comunque, abbiamo fatto questa missione. Può essere che Anfere abbia ragione, sono i fini di umani sempre pericolosi, però nel frattempo noi abbiamo fermato questa minaccia per ora almeno. E quindi possiamo cercare magari una soluzione migliore. Direi per adesso andiamo a fare la seconda missione.
per conto dell'altro fratello. I due Mass e Gadilo, che lui sta con Osseo. E poi così vediamo un po' che succede questa missione. Quindi noi ci vediamo dopo. Un'arena mi sembra un luogo strano, puoi trovare un arconte. Bene, ho trovato l'ultimo arconte, Gadilo. Comunque è meraviglioso come quando Anfele parlava in spagnolo, Sarà stato un bug, diciamo. Comunque è molto bello. Sono molto preoccupato per chi rimane, sono molto insoliente. Oddio. Ammazza protezione. Ciao. Ah, di caste! Grazie al cielo. Cominciavo a perdere la speranza. Atlante dice che ti serve aiuto. Non comprendi la responsabilità che grava sulle mie spalle. Tocca a me organizzare l'intrattenimento delle masse. Ma temo che la gente sia stufa dei miei spettacoli grandiosi. Ho visto spettacoli piacevoli e anche pessimi. Ci serve ben più di uno spettacolo. Se il pubblico resta insoddisfatto, cosa inizierà a tramare? Temi possa diventare violento. Il mio compito è distrarre il pubblico in modo che non possa diventarlo. Se i tuoi spettacoli sono diventati noiosi, devi solo essere più creativo. Ah, gli umani sono primitivi. Hanno gusti semplici. Apprezzano le piccole cose della vita. Sangue, tragedie, storie d'amore, cose del genere. Allora dà alla gente quello che vuole. Quello che vuole, sì. Sì! Sento già gli applausi! Alexios, il leggendario di caste, affronta i guerrieri più forti di Atlantide! Devi assolutamente partecipare al mio prossimo evento! Sembra una specie di Pancrazio. Posso sicuramente aiutarti. Non esattamente. Ma mi sono ispirato ai tuoi sforzi in Elide. So che intratterrai alla perfezione il pubblico, proprio come hai fatto allora. Se funziona, tutta la città parlerà di noi! Allora vale la pena tentare. Benvenuti! Benvenuti a tutti a un altro meraviglioso spettacolo qui nella nostra amata città! Stasera abbiamo un ospite molto speciale! Il Dicaste di Atlantide è qui per intrattenervi! La prima sfida che dovrà affrontare viene dalle profondità della stessa Atlantide. Riuscirà a sopraffare la potenza della Guardia Atlantidea? Scopriamolo insieme! Non riuscirà a sconfiggere questo mostro. Che ne sembra essere questo, uno di questo? No, ancora viva. Ormai è vita breve, se sono contro di me, sei tutto mio, vieni qua. È decisamente diverso dal Pancrazio. La prossima sfida si avvicina. Campione della città che non è mai stato sconfitto. Non ha pietà, né sensi di colpa. Sarà forse troppo anche per il nostro Dicaste? Forse così abbiamo soddisfatto il popolo con la freccia finale. Almeno lo spero. Il campione è stato sconfitto! Il possente di caste ha vinto! Il pubblico ha espresso il suo volere! Ma il vincitore avrà pietà o verserà il sangue che bramiamo? Se non soddisfi il pubblico, Gadiro non la prenderà bene. È stato un onore combattere con te, di caste. Camorri, proprio vuole morte, ma cavolo. Non frega niente, cioè uccidere così, no. Non meriti di morire solo perché hai perso. Il compassionevole di caste ha espresso il suo giudizio, ma non temete! Il campione combatterà di nuovo per voi, stimati spettatori! Ed eccoci arrivati al termine dell'evento di oggi! Ora il di caste affronterà la feccia
che disonora la nostra città! Per gli dei, che significa? Per il bene di Atlantide, oggi assisterete all'ultima possibilità di redenzione per i colpevoli e i condannati. Saranno onorati di morire per mano del nostro ospite. Basta! Mi rifiuto di farlo! Non te... Giustizia sarà fatta! Cioè, come ci giudica senza niente? Quello ci uccidiamo, è così. Guardi, ti sembrava uno magari attento a vuol dirti la gente, invece è solo uno che ha una violenza, uno che... insomma... Beh, è stato un assoluto disastro. Mi hai detto di combattere, e ho combattuto. Non ti ho detto di combattere, ma di essere il più divertente possibile. Questo non aiuterà il rapporto tra le due specie. Presto o tardi, gli umani capiranno cosa sta succedendo. I giochi hanno fallito. Gli umani sono in subbuglio ed è solo una questione di tempo prima che trovino un'altra fonte di intrattenimento. La loro sete di violenza è insaziabile. Devi solo cercare di sorprenderli. Pensa come un umano, non come un Isu. È quello che ho cercato di fare. Ma tu hai avuto pietà dei criminali e il pubblico ha reagito come pensavo. Uccidere persone indifese non è intrattenimento. È solo un massacro. Il loro sacrificio ci aiuta a mantenere la pace e l'ordine. O l'avrebbe fatto se tu avessi agito come dovevi. Che cosa intendi dire, Gadiro? Che il mio grande esperimento è fallito. Non c'è più niente da fare se non ricominciare da capo e sperare in risultati migliori. L'arena deve essere liberata. Questa è... follia! Ok, mentre noi arriviamo nel 68, stanno uccidendo tutti gli umani, così. E non lo permetto. Io do io un po' di sangue ora. Cioè, guarda che mi attaccano, cioè, pensano più a uccidere le persone più di fermare io che li sto uccidendo. Cioè, che senso ha? Cioè, mentre Gadiro sembrava essere quello che volete della gente, vuole entrare come rimane, invece... cioè, è il peggio di tutti, in pratica. Ci uccidi per divertimento e se non va bene, lo uccide tutti, così. Sinceramente non mi sentivo di uccidere sia il campione che la gente. Chi sa può sapere il perché? Guarda che c'è là. Ok. Oddio, sono venuto. Comunque veramente Gadiro dovrebbe essere forse quello più, non dico sempliciotto, buono, compasso, cioè almeno sembrava uno che doveva uscire la gente così. E invece qua siamo andati, poi stiamo andando qui. Beh ragazzi, vediamo un po' cosa possiamo fare ora. Mi sbotto tutte le missioni per i fratelli. O devo fare rapporto ad Atlantide, bene, andiamo a fare rapporto ad Atlantide che è la cosa migliore. Anche se non penso che dirò tante belle cose sui loro fratelli. Almeno non sugli ultimi due che abbiamo aiutato oggi. Ok, dov'è? E sta chi? E non possiamo teletrasportarci. Quindi noi ci andiamo a piedi e voi non vedete niente. Magia! Alto. E now, go! Bene ragazzi, eccoci qui da Atlante, che sono forse un po' troppo alti, diciamo giù, a fare rapporto sui suoi arconti, sui suoi tre fratelli. Oddio. Ecco, mi sa che devono entrare dall'altra parte, ma vabbè. Fa lo stesso. Andiamo a fare rapporto al buon Atlante.
sperando che sia buono e non come sui fratelli, alcuni suoi fratelli. Che magari la Zoe sembra quello buono. Oddio, che succede? Perché sono tutte quei tre qui? Licaste, piacere di rivederti. Sono lieto che tu sia qui ad assistere a questo momento storico. Perché gli arconti sono in catene? Ho invitato i miei cari fratelli per un'ultima lezione di comando. A me sembra un'esecuzione piuttosto. Ogni esperienza della vita dovrebbe essere una lezione, morte compresa. Hai visitato l'oltretomba, perciò comprendi quello che questi idioti non possono comprendere. Attento, Atlante. Sono il Dicaste. Se qui c'è qualcuno che deve giudicare, quello sono io. Non pensare di potermi dire quello che devo fare. L'autorità del tuo ruolo non si estende al mio palazzo. Hai intenzione di uccidere i tuoi fratelli? Perché? Per l'ordine, per la pace, per Atlantide. Per Atlante, vuoi dire? Io sono il legittimo erede di Atlantide. Dovrei essere io, Dicaste. Non posso sfidare il volere di Poseidone, ma questi idioti non meritano il potere che hanno. Sarò un arconte migliore di loro. Quando Poseidone scoprirà quello che hai fatto, non la passerai liscia. Qui funziona così. Qualsiasi cosa per il progresso. Tu non sei come noi. Ho visto la compassione che provi per gli abitanti di questa città. Forse non siamo così perfetti come crede Poseidone. I genitori fanno ciò che reputano giusto, ma possono sbagliare. Dobbiamo proteggerci a vicenda, a prescindere da quanto ci viene insegnato. Dici cose sagge, Dicaste. Rispetto la tua decisione, per il momento. Adesso. Se un giorno vorrai governare questa città, Alexios, devi prima imparare una lezione molto importante. È questa la ricompensa per averti aiutato? Una predica? È solo un consiglio. Niente ad Atlantide è ciò che sembra. Questa città è antica e coloro che la chiamano casa ancora di più. Mi hai aiutato, Dicaste, e per questo ti sono grato. Non finisce qui, Atlante. Al contrario, io qui ho finito. Ok, ragazzi, non so niente cosa dire. Ok, i fratelli, alcuno ha sbagliato, anche lo stesso Azai appena ha andato contro le leggi, con il nostro aiuto però si è andato contro le leggi. Ma certo, il giudizio di Atlante era molto severo, quasi, cioè, non giusto nei confronti dei fratelli, hanno sbagliato, loro paghino, non con la vita, titolo di poteri. Purtroppo lui, come ha detto lui stesso, non può andare contro il Poseidone, quindi può essere che la nostra figura di Dicaste sia, diciamo, una minaccia di lui. Appunto, l'ha anche detto, dovrei essere io Dicaste, no tu. Quindi non sappiamo se fidarci di Atlante. Sembra che voglia essere buono, aiutarci, ma come detto non tutto è come sembra. Quindi non mi fiderei troppo né di lui né anche di Poseidone a questo punto, che ci ha messo in questa posizione un po', diciamo, non tanto bella. Bene, ragazzi, penso con questo che concludere il video. Abbiamo conosciuto quindi i tre fratelli di Atlante. Quindi mi ho conosciuto 4 dei figli di Poseidone, sono 10, sono tanti figli, e abbiamo svolto la missione. Presto ne proveremo altre, magari proveremo anche fare qualche missione per conto, diciamo, delle missioni per le custode, per Kirch, e poi fare luce e fuoco, altre missioni qui importanti. Beh, detto questo, continuiamo qui il video. Vi invito a lasciare un like in caso il video sia piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, così da ricevere notifiche di nuovi video, commentare la vostra sul video, se cosa pensate della storia, dei personaggi. Inoltre vi consiglio anche di seguirmi su Twitch, da fare live su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così da sapere più sul mio lavoro. Detto questo, al prossimo episodio. Pass, chiudo.